Abbiamo anche il cronometro che è anche il sindaco del paese. Sono solo due minuti. Mi dicono di aggiornarvi. Sì. Ecco qua, oramai si passano le maniere forti. Mi sembra che gli statunitensi a questo punto ma anche i francesi si difende bene, anche la Francia perfettamente. Grazie ragazze, e le ragazze cominciano a avere qualche problemino. Però vediamo anche italiani, forza ragazzi, prendete la bandiera, forza. Quindi i svizzeri stanno andando come dei treni. Ecco la Clarke che sta mantenendo in forza il rappresentante americano. Sì, benissimo, mi sembra che non ci siamo. Sono tre minuti, potete anche fare più. Non abbiamo messo i politici perché i politici sono fuori quota, avrebbero vinto loro sicuramente. Sicuramente i politici possono vincere qualsiasi gara di dove c'è da mangiare qualcosa. Non sono un politico, posso dirlo. Poi l'idea è venuta a me. Ho praticato parecchio i palazzi della politica e ho visto che questa cosa poteva funzionare. Niente, no, è tutto. 4 minuti, siamo arrivati ai 4 minuti. 4 minuti, abbiamo il francese che sta proprio assaltando Boris. Ma ecco gli americani. Mi vedo bene, se volete potete dire qualcosa. Però qui vedo che c'è qualcuno che sta finendo. Io direi che gli svizzeri sono i ticinesi in vantaggio. Lucio! Bene, ecco chi è che sta vincendo? Francia! Lucio! Va bene, l'importante è arrivare in fondo. Ha vinto. Accidente, io lo sapevo. 4 minuti e 58, ma gli altri devono continuare. Arriva Boris, arriva anche lui, sì, diciamo che arrivano tutti. 15 minuti era il tempo limite, pertanto tutti coloro che nei 15 minuti riescono a mangiarsi la focaccia, abbiamo avuto almeno un primo vincitore. Io insomma l'anno scorso gli amici delle Arti che oramai siete diventati una tradizione, come stai? Bene? Cosa vi è piaciuta? L'hai mangiata con molto appetito, visto? Ci avete dato alla grande, anche le quote rosa però si sono difese bene, perché vedo che anche loro si sono difese bene. Boris è arrivato in fondo. Okay. A questo punto ti do una bottiglia di spumante, adesso te la bevi tutta, d'un fiato, naturalmente. No. Benissimo, eccoli qua, comunque, bravissimi, hai visto? Hanno di qui... Vino ce ne vedi, vino, in maniera... Questi due ragazzi sono stati fortissimi, ma complimenti va fatti a tutti.
direi che l'idea non era male, vedo che ho mangiato con appetito. E ha finito, ecco, a 6 minuti e 30 abbiamo anche il nostro rappresentante, ha mangiato lui di farlo in maniera molto corretta, ha punito proprio raggiunto il paniere. A lei anche Boris, arriva anche lui. Io ricordo che poi dalle 14.30 inizia la distribuzione in tutti i nostri tiri proprio da questa piazza. Da questa piazza inizierà prima la portazione del painotto assieme a Tossini 1 che è alla nostra destra, poi dopo tornerà dalle 15.30 a Tita Montedo e Tossini 2. Si passerà in via 25 aprile dove ci sarà la distribuzione da Tossini, dopodiché via Trieste dove inizierà lì anche un altro punto di Tossini. Alle 18 apriremo poi con il nostro manager del consorzio in piazza via di Vittorio Veneto, dopodiché anche in via 20 e per concludere alle 19.30 la festa della focaccia. Nel pomeriggio, come tutti voi sapete, protagonista è la focaccia di Recco, quella col formaggio, la focaccia che ha ottenuto l'indicazione geografica protetta da parte della comunità europea. Bene, insomma io vedo che comunque nei 15 minuti questi buon gustai, una focaccia se la affrontano e se la mangiano senza tanti problemi. Ci siamo arrivati quasi in fondo, ma la qualità del cibo, andiamo a chiedere. You like the quality? Piace, perfetto, benissimo, abbiamo piace, a te è piaciuta, è vero, va via come le ciliegie, se ne mangerebbe un'altra, Allora, questo ci costa una cifra, non solo ottimo, perché sai, siamo a Genova, non sappiamo se richiederti di venire perché ci costa una cifra, ragazzi, cioè a questo punto. Vedo che puntavamo però più sul giovane, vero? Noi Christopher pensavamo... Sei bravo. Cioè, riuscire a finire una focaccia di un chilo in 15 minuti è comunque un grande... È una sfida da affrontare, signora. È stato bravo, cioè, anche perché signora ci costa una cifra continuare a dargli da mangiare a sto ragazzo. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finalmente il nostro primo rappresentante italiano che ha finito in 9 minuti e 50, però è dura. Perché voi dovete sapere che come consorzio giriamo in molte piazze italiane ed europee. È finita, 10 minuti anche per Boris. 10 minuti e 20. Allora, noi giriamo in molte piazze europee ed italiane, spesso e volentieri tanta gente arriva lì davanti a noi e ci dice ne mangerai una teglia intera. Sì, abbiamo visto che poi mangiare una teglia intera non è cosa da poco. Temerari, siete stati grandiosi. Ci mancano ancora, signor Sindaco, 4 minuti al termine. Abbiamo ancora poco più di 4 minuti per concludere la sfida con la focaccia. Abbiamo visto che comunque, ragazzi, il record, perché appunto il nostro amico, che non per niente è un cognome che era emblematico, quando mi ha detto il cognome ho detto Ferrari, mamma mia, questo aveva, è una Ferrari anche davanti al tagliere. Comunque, è il primo, ha il record, siamo arrivati a 11 minuti, abbiamo ancora 4 minuti per riuscire a terminare, 4 minuti. Sì, ma com'è la presa? Mangiava così. Grazie.
facciamo attendere in modo che poi, esatto, procediamo a quella che sarà la premiazione sul palco. Ha finito anche Christopher, benissimo, abbiamo praticamente pochi che stanno ancora lottando, qui siamo proprio agli ultimi bocconi. La quota rosa, ecco, direi che ci sarebbe una bella disputa per le quote rose, perché se la stanno battendo, vedo che insomma c'è grande impegno. Ragazze, siete state bravissime, oltretutto un applauso per le ragazze, un applauso per la quota rosa. La quota rosa, no, sono state bravissime, oltretutto impegno notevole. Ancora due minuti e mezzo, uno sforzo per arrivarci. Abbiamo visto che comunque i 15 minuti canonici che avevamo dato sono risultati per i più accaniti sufficienti. Il sindaco, 4 minuti e 58 è un record che penso che per un po' di edizioni, beh, a meno che non invitiamo, chiaramente noi già da adesso possiamo rinvitare di quello che ha vinto, fanno parte della tradizione e del successo di questa manifestazione, i nostri, di cui moto e specialmente vi diamo la targa delle moto, anche le moto per le tasse, comunque grazie, tutti i vostri compagni sono già qua che vi vogliono celebrare questo trio con la barella. No, ma sei in forma? Tutto bene? State bene? Tutti bene? State bene? Benissimo, abbiamo anche dei medici se abbiamo bisogno. Boris, come sta va? Tu bien? Tu va bien manger? Se si fì? Ah, tu va manger la main? Cosa se sta bien? Ma una fer... Quanto manca, sindaco? Signor sindaco, ultimo minuto, se ce la facciamo, e qua ce l'abbiamo fatta, qui ce l'abbiamo fatta, sì, direi che poi le ragazze bisogna premiarle sulle quote rosa, che io direi che solo per il coraggio anche, che hanno fatto, esatto. Si può anche concedere a delle ragazze di non arrivare in fondo, perché qui c'erano delle forchette professioniste. Io parlo innanzitutto dei rappresentanti dei forchettoni, eh? 30 secondi, signori, 30 secondi per finire la challenge. Dani, i foglietti. Allora, 15 secondi, ora l'unico problema che potremmo avere saranno le magliette. 4, 1, 15 minuti sono scaduti, quindi complimenti a tutti, siete stati bravissimi, questa è stata la prima No Limits Challenge, abbiamo un campione che in 4 minuti e 58 secondi ha eliminato dal suo tagliere ogni la sua focaccia di Recco, dopodiché abbiamo avuto il piacere di avere anche una nutrita rappresentanza straniera, perché il bello di questa manifestazione, di questa giornata, è aver messo al nostro tavolo anche dei turisti, delle persone, cioè un americano o un francese che sono arrivati dal Ticino, e poi la rappresentanza locale che comunque in meno di 10 minuti è riuscito a sbranare anche. Bene, vabbè, questo potrebbe essere un allenamento per l'anno prossimo, così l'anno prossimo ci si arriva più agguerriti. Anche le quote rosa, complimenti alle quote rosa, perché va bene, guarda, cioè, però sai, è stata una prova di forza notevole e un coraggio notevole per essersi iscritte e per essere venute qui. Benissimo, a questo punto io invito uno per uno, la famiglia. Sì, va bene, c'è la dispensa del sindaco per finire una focaccia. Allora, adesso a questo punto vi facciamo salire, perché tutti voi che avete partecipato a questa gara del gusto, gara di prova di resistenza, adesso ti mando in giro sopra la tua maglietta, questa è veramente
mi fa godere come un matto, perché i ragazzi delle Harley. Allora, forza ragazzi, se venitevi, ce la fate da danzarvi o dobbiamo... Ecco qua, so. Allora, primi, abbiamo il primo.